notizie, curiosità. Yanez Subuteos Life. La passione è in onda. Ed eccoci, eccoci qua nuovamente collegati a sorpresa. Vi sto trasmettendo da Napoli addirittura, sono in trasferta qui, ma è necessaria questa puntata innanzitutto per fare il punto della situazione di due eventi particolari di grandissimo impatto e di grandissimo successo che sono accaduti nel corso delle ultime due settimane. Cominciamo dal primo, la fantastica Coppa Italia Follonica di Subbuteo tradizionale, organizzata in maniera magistrale dal Maremma Subbuteo, un grande successo di squadra, un grande impatto anche nei confronti della collettività. Follonica è stata veramente coinvolta al 100%, un grosso ritorno anche di ascolti per quanto riguarda la trasmissione di Yanez Subbuteos Life, più di 140 giocatori in due giorni, 35 squadre, se non mi sbaglio. Siamo in linea con Marco Grassini, presidente Deus Ex Machina del Maremma Subbuteo. Ciao Marco, buongiorno e ben trovato. Buongiorno Massimo e buon Subbuteo a tutti. Allora, cosa stai facendo? Ti stai riposando finalmente? Diciamo che dopo queste esperienze mi stanno uscendo fuori tutti i peggio mali, le stress accumulate. Veramente non mi sono ancora ripreso da 2 settimane, però. Senti, ma ti è venuta la febbre perché oramai ci sono leggende metropolitane, ti hanno visto febbricitante, 40 di febbre, cose. Non entriamo in particolare, ma ho avuto di tutto, mettiamo così, generalizziamo. Senti, però ora veramente a bocce ferme, con tutto diciamo stabile, stabilizzato, che esperienza è stata? Alla fine ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena perché comunque sia c'è stato un ritorno sia di persone, sia a livello comunque sia anche di autostima del gruppo grosso. È stato un successo, ha detto di tutti. Io mi sono rivisto anche la tua puntata live dopo, pezzetti, perché comunque sia la diretta è stata lunga sì. E tutti facevano complimenti, quindi una grande soddisfazione per tutti noi è stata questa. Ecco, tu hai parlato del gruppo e è stato sicuramente fondamentale, però molto spesso questo tipo di eventi, eccetera, dove i rapporti vengono molto sollecitati, possono lasciare degli strascichi. Invece mi dici che alla fine è stato anzi molto, diciamo, terapeutico, è servito molto a cementare il gruppo. Questo, diciamo, il gruppo nostro è già cementato l'esperienza di giugno. Avevamo che si è dimostrato che potevamo fare un passo del genere. Ovvio, i dubbi c'erano perché comunque i numeri erano raddoppiati, se non triplicati, per la domenica specialmente, quindi la paura di fallire c'era, però c'era anche l'ottimismo di saper conoscere certe persone che fanno parte del mio gruppo e so cosa possono dare e cosa hanno dato, e tutti insieme comunque ci abbiamo raggiunto questo risultato. Sono molto contento, ti dico la verità. Senti, follonichesi che a questo punto hanno associato te con il Subbuteo, è cambiata un po' la percezione che hanno? Cioè, dici, questo è ancora più bischero di quello che pensavamo, oppure ti guardano con occhi diversi, ti guardano anche con come ti percepisci, qualcosa di cambiato o no? Ah no, Follonica diciamo già si è accorta di quella a giugno, ora siamo diventati una realtà locale che comunque abbiamo dato un contributo all'indotto, tra alberghi, ristoranti, insomma un po' tutto, quindi tutti si sono accorti che ci siamo anche noi. Beh. E quindi il responso, la gente è stata contenta di questa cosa. Se... Pensatelo più spesso, no.
Ecco, no, veramente, ora invece io ho l'impressione che invece non vi mollino più, giustamente, perché voglio dire, la location è strepitosa. Il gruppo è stato efficiente, c'è qualcosa che pensi di andare, tornando indietro, vorresti rifare in maniera differente o che secondo te non ha funzionato secondo le tue aspettative? Ti dico la verità, non mi sono soffermato, cioè non ho ancora analizzato cosa potrebbe essere andato storto. Magari l'unica cosa che mi è dispiaciuta è tutto riguardo i discorsi del wifi, quello magari non c'era. Vabbè, ma quello non è colpa tua. Segnale. Però guarda, io devo dire, hai fatto un miracolo, perché mi hai trovato due collaboratori. È stata veramente, io ho scritto una jam session perché non ci conoscevamo fino al venerdì sera, con Alice Carapelli e Luca Grossi, questi due eccezionali DJ provetti che si sono, hanno improvvisato, di fatto senza spartito, hanno condiviso con me, anzi mi hanno sostituito per due giorni al microfono, e veramente sono state delle piacevoli scoperte. Ma ne hai degli altri o ci fermiamo a questi due per eventuali altre volte? Guarda, Alice era un'incognita anche per me, perché non la conoscevo. È stata bravissima, piacevole. E Luca devo trovare un ruolo all'interno del club in certe cose, siccome lui non è portato per trasportare i campi, perché dura troppa fatica, quindi ho detto: cazzo, ma con la parlantina che c'ha lui, secondo me è adatto. E diciamo, sono stato un tale scout in questo caso. Ecco, quindi Luca, vedi che non abbiamo intanto una sorpresa, facciamo caramba di sorpresa, perché Luca è qua con noi in diretta. Ciao Luca, ben trovato. Ho sentito chiaramente la frecciatina del precedente. Sei un po' di spallatona. A me. Buonasera a tutti. Ora come ti difendi, Marco? Puoi rettificare, dai, diciamo che hai sbagliato. Rettifichiamo. No, ma io abbiamo un rapporto così, ci scottiamo di roncino, quindi sa che scherzo, lo sa come. Luca, senti, ma invece visto dal tuo punto di vista, perché ora giustamente te giocavi a Subbuteo al contrario di Alice, quindi un pochino ti potevi aspettare almeno diciamo come impatto di quello che potevi trovare lì, parlare un po' delle gare, delle partite eccetera eccetera, però per te è stata una novità assoluta il fatto di dover tenere comunque la trasmissione, perché ricordiamo è stato record di 14 ore e 21 minuti di trasmissione continuativa per due giorni, dove hai fatto il mattatore. Ma ascolta, allora, scherzi a parte, io devo ringraziare Marco che mi ha ritagliato questa parte, che è stata una proposta inaspettata e come sempre partita con un sottile velo di ironia e di leggerezza. Francamente non me l'aspettavo, ma era una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, e l'occasione è stata propiziatoria in questo senso. Poi sono stato circondato dalle persone che praticamente mi hanno messo tutto lì, te in primis, e mi hanno detto: te fermo, te. Ma io ti ho detto in realtà, questo è il microfono, arrangiati. esatto. Quindi... con due o tre informazioni bisognava crearci una trasmissione a tutto tondo. Vorrei da questo punto di vista qui ringraziare anche Leo. Leonardo Marino, certo. Esattamente, perché comunque sia la domenica è stata una presenza fondamentale. Per quanto mi riguarda, poi ho conosciuto una persona, una delle tante persone del mondo del Subbuteo, speciali, divertentissimo, una persona sempre presente, attenta, un commentatore tecnico finissimo, giocatore, quindi sì. Si è completata anche quella parte di trasmissione che magari poteva essere lacunosa da parte mia e da parte di Alice per quanto riguardava la parte tecnica, ma un po' come succede per i grandi network d'Italia, di Sky e quant'altro, senza fare paragoni scomodi, però in realtà
un commentatore tecnico accanto a, una persona che comunque sia come me o come Alice, si vada a fare a portare avanti la trasmissione, e te quando è presente è stata secondo me la ciliegina sulla torta, è stata veramente una gran bella esperienza. Quindi insomma, se ti dico se ti richiamo ci vieni, non è che mi mandi a quel paese. Passo a quattro gambe. Vengo a quattro gambe. Vabbè, Marco è andata bene, dai, via, forza, è andata bene. Te lo prendo io allora. Il cristallino ce l'ho io di una, in realtà. Io sa anche tu cosa io ho detto riguardo a questa esperienza, e veramente siete stati un gruppo di cioè, la ciliegina sulla torta a questa cosa, veramente vi faccio complimenti ancora e vi rinnovo. Senti, allora Marco, Luca, io intanto ti chiederei se rimani con me, così almeno continuiamo e facciamo un po' di interviste, mi sosterrai anche durante questa puntata, se a te va bene. Volentieri. Bene, perfetto. Invece, prima di salutare Marco, mi devi dare qualche appuntamento. Voi veramente avete in animo, avete già degli altri appuntamenti fissati come tornei della federazione, giusto? Poi abbiamo il 19 gennaio la Coppa Toscana a squadre. Bello. E non la faremo a Follonia, perché comunque sia abbiamo una sede nuova a Scarlino, e la sindaca ci sta reclamando a Scarlino Scalo, quindi stiamo cercando una nuova. Sì, tuttora ci reclamano. Due sedi avete, una, scusami Marco, quella di Scarlino l'avete aperta ora? La sede sì, diciamo l'abbiamo presa un mese e mezzo fa, l'abbiamo messa a posto, comunque l'abbiamo inaugurata lunedì. Ok. Quindi, abbiamo due sedi, infatti. Quindi l'appuntamento per il torneo a squadre sarà a Scarlino. A Scarlino Scalo il 19 gennaio, sì. Perfetto. Poi tutta l'attività vostra intraclub. Ci sarete a Livorno per il Grande Slam? Ci sarà qualcuno il primo di dicembre, il 30? Allora, il 30 conto di fare due squadre. Due squadre, ok. Il primo ci sarà qualcuno di noi sicuramente, so che 3 o 4 sono già assegnati. Va bene. Perché siamo già. Comunque ci saremo, sì. Allora, Marco, io intanto. Luca, hai qualcosa da chiedere in maniera professionale a Marco prima di salutarlo? Sì, guarda, colgo l'occasione e colgo spunto dalle vostre affermazioni. Sarebbe per l'appunto molto interessante, signor Presidente, una volta, come si dice in Toscana, avere le bocce ferme, fare un'analisi di ciò che è andato bene e di ciò che è migliorabile, perché secondo me la posizione geografica di Follonica facilita molto questi tipi di avvenimenti, di eventi, perché appunto geograficamente interessante, succede così per altre discipline sportive su Follonica, perché è centrale proprio da un punto di vista geografico sull'Italia. Fare un'analisi delle città sarebbe una cosa importante per poi riproporsi anche per altri tipi di avvenimenti. Marco? Sì, ma quello che dici è giusto. Hai vissuto questa esperienza, visto che comunque sia quanto c'è da fare prima, perché comunque 36 campi movimentarli è una cosa abbastanza, ma è un problema. Specie perché logisticamente, ecco, non abbiamo un furgone nostro, perché ovvio Follonia è centrale, se noi siamo ben disposti a fare quello che la federazione ci chiede, ovvio ci vuole comunque sia un supporto, ci vuole degli aiuti, e soprattutto sperando che il comune continui a starci vicino e il sindaco continui a appassionarsi alle nostre iniziative. Questo è fondamentale, perché gira tutto intorno anche a questo. Bene, allora Marco, noi ti salutiamo e andiamo a rintracciare, speriamo di rintracciare, perché è una puntata che stiamo facendo di fatto dal vivo, quindi andare a recuperare le persone per telefono diventa un po' problema. Luca rimane qua con noi perché andremo a parlare di queste cose con Alfredo Granato, che è segretario generale della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo. Marco, intanto buon subuteo a te, ragazzi, al Maremma Subuteo, e ci vediamo sui pitch entro breve. Un saluto a te, Massimo, e grazie ancora di
di quello che ci ha dato per la Coppa Italia. Grazie a voi, grazie. È stato un onore. E adesso una pausa musicale, nel frattempo andiamo a cercare Alfredo Granato. Ed eccoci di nuovo in studio e con noi, con me, con Luca Grossi, Alfredo Granato, segretario regionale della federazione. Alfredo, buon subuto e ben trovato. Buon subuto a tutti. Allora, abbiamo lasciato ora Marco Grassini, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, insomma in fase di relax avanzato, il bravissimo Marco. Però anche con delle domande, perché ovviamente la manifestazione credo sia stato un indubbio successo, sia per quanto riguarda le presenze, ma anche per la qualità. E Luca ha salutato Marco con dei quesiti che io partirei, Luca Grossi, partirei proprio dalle domande che hai fatto a Marco e le rivolgerei ad Alfredo Granato. Prego. Sì, buonasera Alfredo. Buonasera. Beh, innanzitutto La Maremma Subbuteo vi ringrazia per aver dato fiducia a Follonia come sede per questa Coppa Italia, che per noi è stato un onore poterla ospitare e aver avuto poi un ritorno di immagine importante sia all'interno della federazione, ma un po' egoisticamente parlando anche nella nostra piccola comunità locale di Follonia. Però la domanda che voglio fare a Pedro è questa: con la sua ottica di allargamento della visione Subbuteo riferita al nostro tipo di organizzazione, al nostro tipo di prodotto che abbiamo offerto, secondo lei, fuori dai denti, che cosa Follonia potrebbe migliorare e cosa
è andato bene, ma soprattutto appunto quali sono le criticità da poter migliorare in un'eventuale prossima occasione. Insomma, Alfredo, i ragazzi si vogliono ricandidare, qui buttiamo la maschera. No, direi che ci sono state molte luci e pochissime ombre. Certamente, insomma, è stata anche una sfida da parte della federazione, insomma, affidare, certo, praticamente un torneo così importante a un club, diciamo, fra virgolette, inesperto. Certo, anche certo. Perché ricordo che Marimma Subuto si è affiliata alla federazione soltanto la stagione precedente, quindi sono poco meno di 2 anni che praticamente è affiliata in federazione, con un'esperienza relativa, quindi solo di tornei regionali. Siamo riusciti nelle nostre intenzioni a dimostrare che anche un club giovane in senso di affiliazione, un club con poca esperienza, con le giuste dritte, i giusti consigli che speriamo di aver dato, può riuscire ad organizzare anche una manifestazione importante. Direi che a livello di nuove possibilità, di nuovi tornei, ci sono ottime prospettive, nel senso la struttura è molto bella. I ragazzi, io li chiamo sempre ragazzi, i ragazzi sono ormai rodati, mettiamola così. C'è da superare sicuramente un po' di problemini logistici, anzi non li chiamerei neanche problemi, ma delle criticità, delle cose da rivedere a livello di logistica. Vediamo anche di uniformare le attrezzature, che è una cosa molto importante, certo, a livello di immagine, certo, di agonismo, ecco. Ecco, comunque mi sembra c'è interesse, se non altro, a valutare un'ipotesi di riproporre la sede di Follonica anche per altri eventi federali. Sì, sì, direi assolutamente sì. Bene, Perché comunque la struttura, sia la struttura, sia la location, sia anche le possibilità che offre un centro, diciamo, turistico. Poi anche e poi scusami Alfredo, anche un'altra cosa che sicuramente non vi è sfuggita è la capacità dei ragazzi di Marimma Subbuteo di coinvolgere l'amministrazione pubblica locale, perché voglio dire c'è stato veramente un connubio forte tra il Marimma Subbuteo e l'amministrazione locale, giusto Luca? Sì, sì, certo. Luca? Sì, è giusto, erano delle cose, ma è questo tipo di fluidità è anche è una questione anche di sensibilità. In questo caso qui noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco che non solo è un amante del Subbuteo e da piccolo aveva nella sua cantina, nel suo sottoscala messo lì il Subbuteo, tifosissimo della Fiorentina e quindi anche sensibile a certe cose, è una cosa importante, quindi un sindaco presente, un'amministrazione, perché poi è venuta anche Barbara, che è uno degli assessori del comune di Follonica. Barbara, scusa, il cognome? Ora poi te lo dico. Beh, vabbè, t'ho fregato. Perché per noi è solo Barbara. Va bene. Ok, ma lapsus. È una cosa, insomma, che ci fa piacere. Da questo punto di vista qui vorrei appunto far presente ad Alfredo che per altre realtà sportive Follonica si presta molto bene, proprio per la sua centralità fisica nell'Italia. Ci sono anche altri sport, da noi va moltissimo l'hockey su pista, anche il pattinaggio artistico, ma anche altre squadre preferiscono venire qui, di altre discipline sportive, venire in ritiro qui a Follonica. Sto parlando anche di squadre professionistiche del ciclismo, sto parlando di formazioni di Serie A della pallacanestro. Si presta molto bene per gli impianti, per la tranquillità, tutto sommato in un centro medio-piccolo al quale non manca niente, c'è tutto ma non c'è molto di eclatante, ecco. Da questo punto di vista qui è anche un posto dove soprattutto fine stagione estiva, inizio stagione estiva, cioè settembre, novembre, marzo, aprile, maggio, si prestano molto bene.
Però volevo fare, se mi consenti, Yanez, un po' un avvocato del diavolo, se me lo consenti, visto, cioè, per dare un, mettere un po' di pepe in trasmissione, volevo fare un paio di domande ad Alfredo. Vai, Alfredo, sei pronto, vero? Perdonami se sarò, così un po' più, entrare un po' più nell'argomento. Due cose volevo domandare ad Alfredo. Innanzitutto, che cosa la federazione ha intenzione di fare per sviluppare ancora di più questa bellissima disciplina in 3D, chiamiamolo così, ora che va tanto di moda il formato PlayStation, ciò che invece è ancora un gioco fatto di mente, dita e intuizione. E poi vuoi sapere che cosa ne pensate se invece di essere gli arbitri giocatori ci fossero soltanto arbitri. Questa è brutta, questa è bruttissima. Questo è brutto. Alfredo, ti garantisco che non era una trappola, ha fatto tutto di testa sola. Ci sono abituato, no, però è una domanda che ci fanno in tanti. Però il problema dell'arbitraggio esterno, mettiamola così, è un fatto anche di numeri e di risorse, perché certo. Tenendo conto che praticamente non si gioca una partita singola, a Follonica giocavamo su ben 36 campi, quindi significherebbe avere per ogni manifestazione di questa importanza qui, avere diciamo 30-40 arbitri. Ma forse di più, cioè, perché... Forse di più, Alfredo, perché insomma, di più, cioè, una cinquantina, perché cioè, bisogna anche far riposare, perché voglio dire... No, per cui chiaramente ci vogliono le adeguate risorse anche, fra virgolette, diciamo, per convincerli a venire ad arbitrare senza giocare, ecco, mettiamolo in questo modo qui, no? È pur vero che non abbiamo una classe arbitrale vera e propria, è insomma un po' un cruccio a livello proprio di gestione dei tornei. Però bisogna cominciare anche a pensare a una cosa del genere, perché se vogliamo diventare uno sport vero e proprio, in questo momento lo dico con estrema franchezza, non lo siamo, siamo una disciplina amatoriale, per quanto piacevole, insomma, è una disciplina sempre amatoriale. È vero che esistono tutta una serie di sport in cui i giocatori fanno anche da arbitri, però è una cosa un po' da studiare con i vari enti di promozione sportiva, anche con il CONI, insomma, quando si riuscirà a dirimere un po' le questioni, chiamiamole burocratiche, ecco, non voglio entrare molto nel particolare, certo. Non ci posso neanche entrare molto nel particolare, però è una questione che comunque è sul piatto e rimarrà sul piatto, sicuramente. Senti, Alfredo, invece scusa, colgo un attimo l'occasione dal finale che hai fatto te, perché quando ti saluteremo ti preannuncio e preannuncio anche agli amici all'ascolto che intervisteremo Paolo Bartolomeo e Stefano De Francesco, che sono stati i mattatori con le rispettive squadre. Stefano ha vinto anche l'individuale, Stefano De Francesco della Coppa Italia, perché sì, anche Paolo è la Supercoppa, la Supercoppa, e più Paolo Bartolomeo con il Fiamma Azzurra sono anche campioni d'Europa di calcio tavolo. E colgo proprio l'occasione anche per vedere in prospettiva il prossimo anno, perché il prossimo anno l'Italia ospiterà i campionati mondiali di calcio tavolo. Come vi state preparando? State già incominciando a mettere le cose sul tavolo? Quello che mi puoi dire, naturalmente, Alfredo. Sì, ovviamente la macchina organizzativa è già partita, e noi stiamo vedendo questa occasione anche come una grande vetrina, non soltanto per il piccolo mondo del subbuteo del calcio tavolo, ma anche proprio per raggiungere il grande pubblico, come si diceva una volta. Certo. Anche a livello mediatico, anche come presentazione di questo gioco, che noi abbiamo tutte le evidenze che chi lo vede non lo abbandona, chi lo comincia a praticare non lo abbandona, neanche è una droga di 50 o più anni. È una droga, quindi, è una droga.
Ecco, e vorremmo coinvolgere anche un po' tutto quello che riguarda, riguarda tra virgolette la cultura del subbuteo. Cerco di spiegarmi meglio. Una struttura per esempio come quella di Follonica si presta a molte possibilità, cioè non soltanto al gruppo vero e proprio, però sì, anche per esempio a presentare delle attività culturali che siano in video, in audio, in musica, in fotografia, collezionismo. Bellissimo, bellissimo. Il mondo del subbuteo coinvolge tantissime realtà, cioè anche di livello artistico e sociale, come può essere, come vi ho citato prima, il collezionismo. Certo. Chi mi conosce sa che sono anche un esperto di collezionismo. Come no? Come è una no. cosa che mi piace anche portare avanti. Sì, sì, quindi diciamo presentare un pacchetto a tutto tondo, allargato non soltanto, diciamo, tra virgolette, al mero aspetto sportivo, sì, ma anche presentare quello che è stato e che continua ad essere il subbuteo a livello di cultura, diciamo, di massa, anche se adesso, esatto, se cioè, prima, come si direbbe ora, fare anche un po' di entertainment. No? Certo, so, certo, 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 sì, certo. Bene, io comunque sia presidente... Segretario. Segretario. Se no usurpo titoli. Anche se sono gratis, anche se sì, sono gratis. Sono tutti gratis. Io sogno comunque sia... più che sogno, me lo auspico, perché sarebbe una cosa bellissima, un coinvolgimento del mondo del calcio in questo tipo di realtà. A questo proposito io devo dire una cosa, non si è toccato Prego. Questo argomento, però devo dire una cosa: noi abbiamo già diversi contatti e direi a un buon livello proprio nel mondo del calcio, ci sono già diversi nostri club che sono già affiliati o comunque associati a realtà sportive anche di una certa importanza. Cito per esempio Catanzaro, Cervi, con la Ternana, dove si dovrebbe riuscire a creare anche un club indipendente da questo punto di vista. Tavona, la Lazio, che non era presente alla Coppa Italia purtroppo, la Lazio ha già la sua squadra di subbuteo, già fa parte della polisportiva Lazio, cioè per intenderci è la stessa della squadra di calcio di Serie A. Certo. Quindi cioè, ci sono già una serie di legami e l'anno scorso si organizzò una bella manifestazione a Coverciano, come no, coinvolgendo le squadre di Serie C, la C in miniatura, è la miniatura. Una cosa che stiamo perseguendo. Bene. La Lazio, lo sa il segretario, la Lazio non mi sorprende, perché comunque sia storicamente è una società che ha numerose sezioni della polisportiva, credo sia la polisportiva con più sezioni che c'è al mondo, Credo, quindi non mi sorprende la Lazio sia sensibile a questo tipo di soluzione. Bene, benissimo. Alfredo, allora dunque, prima dei campionati mondiali del 2020, la federazione adesso che cosa è in programma per i prossimi mesi? Per i prossimi mesi abbiamo un programma come sempre fittissimo, perché c'è il campionato italiano a squadre di Serie A, B e C, San Benedetto, di calcio tavolo. Bene. Poi per la prima volta in assoluto ci saranno le qualificazioni di Serie D in diverse sedi, sempre nel mese di novembre. Perché spiega un attimo cosa accadrà esattamente. Ora sento meglio. No, dicevo, perché la prima volta in assoluto, che cosa c'è di novità? E di novità c'è che la Serie D quest'anno non si disputa in un solo pione, quindi praticamente prima si disputava semplicemente ad aprile con le qualificazioni dirette alla Serie C. Quest'anno invece ci saranno 4 gironi di qualificazione con finale ad aprile insieme a Serie A, B e C, quindi sarà un mega torneo con 64, se ho fatto i conti bene, 64 squadre partecipanti, con tutte le finali nazionali a squadre nel mese di aprile al Centro Federale di San Benedetto. Ok. Io penso che in questa situazione dovremmo anche
per forza pensare a più sedi per fare più campionati nazionali, perché cominciamo a essere tanti e cominciamo a essere tantissime squadre. Insomma, bisognerà anche organizzarsi in questo senso qui. Insomma, il movimento sta bene. Sì, 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 direi che sta bene. Magari come numero di praticanti avrei voluto, vorrei più che altro, più giovani e anche più donne, perché si stanno affacciando sempre di più a questo mondo e piace anche tra le ragazze e i ragazzi, quindi è secondo me uno sviluppo su cui la federazione deve lavorare. Bene. Alfredo, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo e ci troveremo senz'altro presto tra i pitch e buon subbuteo e buon weekend lungo. Grazie a voi, buon subbuteo. Arrivederci Alfredo. Arrivederci.
the streaming river, fish in the ocean. Stay away, never come under fire. They will never ever show an emotion. I never dream of getting in the action. Life moves with all the surprises. I never dealt with chemical reactions. It comes down to this day. You're gonna be a suspect to follow, and you better believe it. Just take a bite and see that it's gonna be too much to swallow. Trying hard to keeping up with the Joneses. Everything is kind of trouble and purpose. E allora abbiamo visto e analizzato la Coppa Italia, abbiamo parlato con Grassini, abbiamo parlato con Alfredo Granato per la federazione, ma bisogna parlare con i veri protagonisti, che sono i vincitori di questa Coppa Italia 2019. E abbiamo in linea con noi, dov'è? Eccolo qua, Paolo Bartolomeo, capitano della sezione Subbuteo del Fiamme Azzurre. Ciao Paolo, buon Subbuteo e ben trovato. Buonasera a tutti, grazie. Vincitore Fiamme Azzurre non solo della Coppa Italia di Follonica, ma anche della Champions League la settimana scorsa per quanto riguarda il calcio tavolo. E abbiamo poi un giovane di belle speranze, un emergente assoluto che ha vinto a sorpresa la Coppa Italia individuale con la sua squadra, ha vinto la Supercoppa Italiana, è il giovanissimo e la sorpresa di questa Coppa Italia, Stefano De Francesco. Maestro, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, maestro, posso chiamarti maestro, sì? Allora, Stefano, voi vi siete incontrati in una semifinale accesissima, se non mi sbaglio, era semifinale, giusto? Che si è incontrato Fiamme Azzurre, quarti di finale, che ha avuto la valenza comunque di una finale, quanto è stata tesa. Credo di sì. Stefano, sì, dicevo, credo di sì, e penso che Paolo sia d'accordo con me. È stata forse la partita più bella, più intensa di tutta la domenica, perché si sono scontrate le due squadre probabilmente più forti e hanno avuto la meglio sul filo di lana le Fiamme, che poi meritatamente hanno portato a casa il trofeo. Quindi da parte nostra solo complimenti. Paolo? Sì, sono d'accordo Stefano, sì, c'è ragione. È stata una bella due giorni, lo chiedo a entrambi. Paolo, come l'hai vissuta? Ma io, diciamo, ho fatto solo un torneo a squadre, non ho avuto il piacere di vedere vincere, ho fatto solo un torneo a squadre, quindi ho partecipato solo la domenica. Mentre invece Stefano, te a sorpresa, com'è questa decisione di non giochi a livello individuale un torneo di questo livello da anni, credo? Com'è questa? E resterà comunque, come dire, una cosa a sé stante. Io non gioco in individuale perché preferisco giocare e concentrarmi sulla squadra, e il mio essere presente all'individuale era proprio, non lo nascondo, esclusivamente finalizzato al torneo, ai due tornei della domenica, la Supercoppa e la Coppa Italia, e volevo riuscire a fare gruppo il più possibile con i miei compagni di squadra. Siamo arrivati tutti quanti il venerdì sera e chiaramente, essendo lì, ho giocato anche l'individuale, ma resterà una cosa, come dire, fine a se stessa. Difficilmente si rivedrà Stefano giocare un torneo individuale. Beh, comunque Stefano, intanto te lo do in anteprima, perché grazie alla tua vittoria nel torneo individuale della Coppa Italia sei diventato l'MVP del mese per quanto riguarda l'applicazione mia di Yanez Subbuteos Life, quindi complimenti, te lo do in anteprima, grazie. Te lo do in anteprima, tra due giorni sarà ufficiale. Paolo, invece, voi era da tanto che inseguivate questa vittoria che anche l'anno scorso vi è sfuggita quasi sul filo
chilo di lana, e quest'anno è stata una bella soddisfazione, no? Sì, una bella soddisfazione. Giustamente, come ha detto Stefano, la grande partita era sicuramente contro Perugia, che comunque arriva, è una squadra comunque molto ostica, completa e comunque forte. E superando lo scoglio Perugia, diciamo, noi abbiamo fatto un altro paio di partite, semifinali e finali, e siamo arrivati fino in fondo, grazie a Dio, tutto lì. Beh, è stato comunque, era una cosa che avete cercato, questa vittoria in Coppa Italia, per quanto riguarda il Subbuteo tradizionale, da tempo, no? Quindi era una cosa che ci tenevate particolarmente. Sì, io in primis, perché prima giocavo anch'io a calcio da tavolo, poi adesso mi sono dedicato un po' al Subbuteo, e insieme a Carmine abbiamo cercato di costruire questa squadra negli anni per partecipare appunto alla competizione massima e vincerla finalmente e vincerla, perché ci siamo riusciti. Ecco, mentre invece Stefano, voi mi dicevi che avete vinto praticamente tutto con questa affermazione qua, con la Supercoppa italiana avete vinto tutto come Perugia. Sì, credo che sia un record importante, ovviamente esclusivamente eguagliabile, non superabile, perché vincendo la Supercoppa domenica abbiamo vinto tutte quante le competizioni, sia nel calcio tavolo sia nel Subbuteo, e abbiamo vinto anche nel calcio tavolo anche due scudetti giovanili nel torneo Primavera Under 15 e nel Vito Colomba Under 19, quindi praticamente, ripeto, credo che sia un record importante che dà il segnale di un club che comunque, oltre a essere, come dire, il più vecchio d'Italia, a questo punto ha segnato un il punto più titolato, favore, credo, certo, fondamentale. Senti Stefano, invece cosa diciamo a questi ragazzi delle Fiamme che la settimana scorsa sono saliti sul tetto d'Europa per quanto riguarda il calcio tavolo, vincendo la Champions League? Che sono lunga la squadra più forte di tutti, lo hanno dimostrato, ed è quello che ho detto a Carmine chiamandolo per complimentarmi il giorno successivo, perché sono una squadra più forte, sono una squadra completa. Nelle presentazioni che avevo fatto prima dell'inizio della stagione avevo detto che l'arrivo di Simone Bertelli completava la rosa dandogli un giocatore, parliamo di calcio tavolo in questo caso, con caratteristiche differenti rispetto ai giocatori che Fiamme Azzurre ha, che sono giocatori molto molto offensivi, mentre Simone è un giocatore di controllo, ed era quello che poteva servire per completare una rosa che comunque è straordinaria. Ecco, Paolo, come si cambia? Perché voglio dire, c'è un cambio, e poi Stefano naturalmente ce lo confermerà e magari mi aiuterà anche in questa disamina. Come si cambia così facilmente? Come è possibile cambiare così facilmente mentalità? Perché sono due giochi comunque differenti, il Subbuteo e il calcio tavolo. Voi in una settimana vi siete aggiudicate due manifestazioni tra le più prestigiose, in due con dei materiali completamente differenti, ma anche con un approccio anche tattico e mentale completamente differente. Come ci siete riusciti? Guarda, ti devo contraddire, non è assolutamente facile, perché appunto non è facile, no, certo, delle volte si mischiano anche i regolamenti, soprattutto perché ripeto, le Fiamme Azzurre sono tanti anni che giocano a calcio tavolo ed hanno in mente un regolamento di calcio tavolo che è ormai entrato in automatico. Quando ci trovo a giocare al Subbuteo parecchie cose, che concediamo dei falli perché non ci siamo ricordati la regola, e quindi ovviamente si mischiano i due regolamenti. E i ragazzi sono stati bravi ovviamente a spegnere l'interruttore del Subbuteo, a accendere quello del calcio tavolo e giocare tutto lì. Beh, comunque voglio dire, Stefano, sono delle preparazioni, un approccio mentale anche differente. Arrivando
e devo dire che è meno complicato di quello che si possa pensare. Cambiano i regolamenti, cambiano i materiali, cambia soprattutto la strategia. È quello, esatto, ma è quello. Il discorso mentale è sempre lo stesso, è quello che ti porta a dover capire determinate cose sia nel tuo gioco sia in quello del tuo avversario, che poi le miniature sia in un modo o nell'altro, questo è un fatto secondario. Ecco, ma quali sono le criticità che uno può riscontrare? Lo chiedo a entrambi, passando, ripeto, una settimana fiamme, non faccio per voler enfatizzare la vittoria, ma in effetti comunque a stretto giro di pochi giorni, quindi anche con pochi allenamenti, io so che ci sono squadre, ad esempio, che se c'è una competizione di CDT, di calcio tavolo importante, tralasciano completamente la parte subbuteo e viceversa per quanto riguarda delle squadre che fanno una scelta differente. Quindi c'è bisogno di una preparazione lunga in ogni caso, sia per quanto riguarda la tattica, per preparare gli esercizi, gli allenamenti, eccetera, eccetera. E loro hanno fatto tutto invece in una settimana. Quindi voglio dire, bravi, no? Ma che siano bravi, come dire, lo dicono i risultati. Ma secondo me, ripeto, al di là del fatto che ovviamente se si va verso una competizione magari si cerca di privilegiare quel tipo di disciplina, questo è logico, lo facciamo anche noi, certo, indipendentemente da tutto, e dopo che hai giocato tre partite è un'altra cosa, non è che ti sei dimenticato, quindi certi meccanismi ce li hai dentro, li recuperi con facilità. Paolo? Questo è il mio punto di vista, Paolo? No, io sono d'accordo con Stefano. Come ha detto lui, è solo una questione di tattica. Certo, devi resettare un po' il tiro perché, o anche il gioco, perché Subbuteo c'ha alcuni schemi, il calcio tavolo ce n'ha altri. Però giustamente se hai giocato per 10 anni a Subbuteo non è che una settimana dimentichi tutto. Devi allenarti, insomma, resettare il blocco stato e purtroppo vengono in due manifestazioni, uno attaccato all'altro, in due discipline, e la bravura sta anche nel, diciamo, spiegare, come ho detto prima, resettare il Subbuteo e partire subito col calcio d'avo. Allora, prima di lasciarvi, ditemi un attimo quali sono i vostri prossimi impegni, sia a livello individuale che a livello naturalmente di club. Cominciamo con il giovane Stefano. Ma sicuramente ora il nostro obiettivo dopo la ripartenza del club lo scorso anno a seguito di quello stop che era dovuto alle mie condizioni di salute, l'obiettivo è quello di riportare il club in Serie A sia per quanto riguarda il calcio tavolo che il Subbuteo stesso, e quindi da questo punto di vista sono i due obiettivi rimasti della stagione. Gli altri due erano appunto legati alla Coppa Italia di Subbuteo e alla Supercoppa. Comunque anche quest'anno, come lo scorso anno, lo stiamo portando, abbiamo portato a casa comunque un titolo, e certo, questo deve essere il nostro tipo di impegno e di obiettivo come tutta la squadra, e poi dopo si vedrà, fermo restando che come dire, l'obiettivo principale è quello di divertirsi, e certo, ora lo stiamo facendo, quindi da quel punto di vista abbiamo vinto. Prossimo torneo a cui parteciperà il Perugia? È sicuramente il campionato federale a San Benedetto a metà novembre. Bene, Paolo, invece i vostri obiettivi? I nostri collimano più o meno con quelli di Stefano, cioè la Serie A, e eventualmente adesso c'è il campionato di Subbuteo, ovviamente anche se a giugno. E c'è l'andata e ritorno della Serie A, e cercheremo di anche lì, di sperando di portare a casa un altro scudetto, vediamo. Comunque Fiamme e Perugia saranno comunque avversari per quanto riguarda la Serie B di Subbuteo, e anche noi come Stefano avremo come obiettivo quello di portare il club in Serie A, tutto là. Sarà un bello scontro, veramente sarà molto avvincente. Sì, perché ci ritroviamo sopra i campi, sicuramente. È sempre un piacere.
Va bene, signori, io vi ringrazio e faccio ancora i complimenti a entrambi, sì, ai vostri club naturalmente. Stefano, congratulazioni per la tua vittoria in Coppa Italia individuale. Paolo, congratulazioni alle Fiamme per quanto riguarda la vittoria della Coppa Italia, e naturalmente al Perugia, vincitore della Supercoppa Italiana. Grazie a entrambi e buon subbuteo a entrambi. Grazie, ciao Stefano. Ciao, ciao Paolo. Ed eccoci di nuovo e siamo alla fine di questa puntata. Allora Luca, com'è andata? Com'è andata? Sai, sentire Stefano e Paolo parlare di Subbuteo a questi livelli e averli visti di persona, essersi adoperati sul campo in partite veramente tiratissime, è stato... Veramente, ci sono stati veramente dei momenti da cardiofarma, veramente ti rendi conto anche come uno sport, un gioco riesca a essere così emozionante. Forse è il segreto del Subbuteo, è quello che comunque ce l'ha fatto amare, ce lo fa portare nel corso dei decenni ancora avanti, e per noi è ancora una cosa viva. Sì, ma sicuramente, guarda, perché è emozionante, è uno sport veramente a tutti gli effetti, perché i giocatori comunque sia, quando arrivano in fondo alle partite, sono provati, sono stanchi, sono giornate faticose, dove c'è tattica, dove c'è pretattica, dove c'è agonismo, chiaramente nei limiti di quello che il gioco prevede. Un gioco che meriterebbe veramente, e questo potrebbe essere una delle missioni della federazione, come ha detto anche Alfredo prima in trasmissione, riuscire a coinvolgere
una o due generazioni precedenti ai quarantenni sarebbe veramente una gran cosa. Vabbè, vedremo un po'. Senti, diciamo è stato stancante, ma mai quanto ti sei stancato te in quei due giorni, dai. È vero, verissimo, perché insomma è stata veramente impegnativa. Me l'avevi detto, guarda Luca, sarà insomma così, così. Però la teoria e la pratica, come sempre succede, sono due cose diverse, vanno provate. È così. Luca, io ti saluto, ti faccio un abbraccio, ci vediamo e ci sentiamo, ci teniamo sempre in contatto. È sempre un piacere parlare con te, poter contribuire fattivamente anche dietro a un microfono a parlare di Subbuteo. Buon Subbuteo a te, buon Subbuteo a tutti gli ascoltatori. Buon Subbuteo, mi unisco a Luca Grossi per augurarvi un buon Subbuteo a tutti e ci vediamo e ci sentiamo molto presto sui campi e ricordiamoci soprattutto il primo di dicembre e il grande slam di Livorno. Buon Subbuteo a tutti. We not.